prima distrutta dalla follia nazista insieme a decine di migliaia di vite umane. Poi cancellata dal panorama della città dalle autorità sovietiche. Ma oggi la sinagoga grande di Vilnius, la capitale della Lituania, sta lentamente risorgendo dalle sue ceneri grazie agli scavi archeologici che ne stanno riportando i resti fuori dalle viscere della terra. Così, dopo oltre 70 anni dalla condanna all'oblio, questo straordinario e imponente edificio sacro, che per tre secoli era stato il cuore pulsante della comunità ebraica del paese baltico, potrà tornare a raccontare la sua lunga e affascinante storia. Costruita tra il 1630 e il 1633, la sinagoga grande di Vilnius era la più grande e importante, nonché la più rappresentativa e iconica dell'ebraismo lituano. L'interno, riprogettato nel Settecento in stile rococò, presentava al centro quattro gigantesche colonne a delimitare la zona del leggio e a sorreggere le alte volte. Appesi alle pareti e al soffitto c'erano numerose lampade di bronzo e candelabri d'argento. Il tutto creava un insieme di grande suggestione. Poi vennero gli orrori del Novecento. Nel 1944 il luogo fu saccheggiato e bruciato dai nazisti, che deportarono decine di migliaia di ebrei dalla città verso i campi di concentramento. Una tragedia che colpì sia le persone che i simboli della loro religione e cultura. Al termine del conflitto, tra il 1955 e il 1957, quel che restava della sinagoga grande fu raso al suolo dalle autorità sovietiche, che al suo posto costruirono un complesso scolastico. La riscoperta del sito è iniziata nel 2015, quando la scansione con il georadar ha mostrato che sotto l'attuale scuola si conservavano ancora numerosi resti della sinagoga perduta. Da allora cinque campagne di scavo condotte dall'Israel Antiquities Authority e dell'Associazione di Archeologia Lituana stanno lentamente riportando le vestigia dell'edificio, ricomponendo le tessere di questa storia ormai dimenticata.